sappa che le sedie che per il momento ci sono sono riservate a loro, le sedie, perché sono qui per lavoro. Gli altri, benvenuti tutti, ma facciano come ho fatto io, la sedia me la pigliavo e me la portavo in giro, grazie. Questa conferenza stampa, ho scelto questo modo di partecipare a quello che sta accadendo qui a Chianciano, in questo edificio, perché lo ritengo il più acconcio. Si potrà, e accadrà sicuramente, ritenere che, per quel che sto per dire, mi ispira o ho come limite quello di fare polemica politica. Niente affatto, lo sentirete anche. Ma è indubbio che ho qui Marco Beltrandi, che interverrà, vedo, nel pomeriggio, che svolgerà un intervento perché siano conosciute le regole violate o le regole di fatto che regolano o sregolano questo cosiddetto congresso. Credo che in paesi nei quali, noi abbiamo avuto un breve periodo, non abbastanza molto, nei quali anche nelle scuole si apprende un minimo di educazione civica, di come si partecipa alle assemblee, le regole e via dicendo, quello che accade qui non sarebbe immaginabile. Qui accade che questo virgolette congresso riesce a innovare completamente rispetto a regole tradizionali di questo congresso stesso, comunque che regolino delle organizzazioni che abbiano un minimo di non pretesa, di capacità, di serietà, e di non violare impunemente anche la ragionevolezza comune. Cioè, io prego i colleghi di volere ascoltare poi con attenzione semplicemente l'esposizione di come questo virgolette congresso si sta svolgendo, con quale rispetto di qualsiasi norma congressuale, dei grillini, dei grilloni, di chiunque, ma in realtà è semplicemente qualcosa che non fa scandalo, perché nel nostro paese ovviamente non fa scandalo. Uno Stato che da 30 anni, 35, è in una condizione di flagranza tecnicamente criminale, non discussa, non contestata, non negata da questo stesso Stato, che conta invece che su problemi di diritto non vi sia invece nessun dibattito, nessuna ricerca, nessun valore. E ciò detto, ho anche pregato di sedersi a questo tavolo con i compagni, qualcuno manca anche, che per me sono significativi di quello che cerco di alimentare, far vivere, invece far consumare dalla flagranza criminale anti Costituzione italiana, anti qualsiasi riferimento di legalità che si possa invocare. E nell'ordine vorrei dire che io ritengo che, a parte Rita, che ho pregato di essere qui perché è esposta formalmente come candidata di molti di noi, che è già intervenuta, ma perché anche qui ho pregato, per esempio, visto che noi nella nostra
configurazione di forza politica radicale, abbiamo il dovere, il diritto anche di precisare alcuni criteri di fondo, non riconducibili semplicemente a episodi individuali. Per esempio, a destra, nell'estrema destra, lì c'è Angelo Bandinelli. Ci tengo che ci sia perché è un compagno che per me ha assicurato, durata e continua ad assicurare, durata ad una storia assolutamente non alternativa solo, ma altra della storia del regime italiano e della politica italiana da ormai più di 50 anni. E quindi è fra coloro che ritengo davvero debbano in questa occasione, gli si debba chiedere di onorarmi e onorarci con una presenza specifica loro. Walter Veceglio, a mio avviso, anch'esso rappresenta la durata di questa storia e non solo di questa, ma proprio per questo, in qualche misura, direi, non si è mai preteso o chiesto a lui davvero responsabilità istituzionali adeguate, è davvero che lui, a mio avviso, avrebbe il dovere di non rifiutare, e quindi fa parte di quei firmatari di quel documento del quale abbiamo parlato. Inoltre poi vi sono, ho detto già per Marco Beltrandi, che è il compito lui di intervenire nel congresso sintetizzando una informazione che temo sia assolutamente necessaria, e invece ho chiesto anche a Laura Arcotti di essere qui, perché io non ero in sala, ho sentito il suo intervento. Pochi rappresentano nella durata e come nutrimento all'alimentazione della durata come Laura. Ma c'è una cosa per la quale voglio proporre, le ho proposto di unirci alla nostra esposizione. Io non ero in aula, in sala, ma ho sentito il suo intervento, 24 minuti. Ora, Laura non è ancora novantenne, ecco, fra 22 mesi, quindi è precisa in tutte le sue cose, ma questo suo intervento, senza, credo, appunti, non le detto, per 25 minuti, è una testimonianza di quella specie animale umana della quale facciamo parte e che dopo la sua vita vissuta dando corpo, anima al partito, ha rappresentato anche uno splendido esempio di come, vivendo da radicali, radicalmente, dando corpo alle sue giornate da decenni a questa sua scelta di vita, ebbene è qualcosa che va mostrato, perché andrebbe notata, c'ho qualche vizio giornalistico anch'io, ci sono le cose che fanno notizia, in genere ritengo che facciano notizie quelle che la stragrande maggioranza dei colleghi non ritengono o non possono ritenere tali. Ecco, per me, che una radicale come lei, che ha detto le cose e che dice che ha detto, e che a 90 anni, appunto, può dirle senza un appunto, con la chiarezza, il rigore, l'essenzialità che sono state sue, dico, beh, vabbè,
ecce, non homo, ma appunto essere, muliere, o possiamo scegliere, vabbè, ma ecco. Sì, poi le dice militonta, naturalmente, è sempre snob anche lei, ma devo dire il suo intervento di 23-25 minuti vorrei che sia presente, che mi assumo la responsabilità di dire che se si vuole in qualche misura percepire questa complessa realtà radicale, ricca della radicale, sicuramente lei può essere e deve essere presa come un campione di questa realtà altra, non solo o non alternativa. La nostra alterità è dimostrata da come si è novantenni in questo ambiente e come e che cosa si racconta, si narra, non difficilmente, come dire, esprimiamo ideologia, o meglio, esprimiamo l'ideologia, quella fra di noi, che hanno alcune caratteristiche, direi normali, non dico comuni, ma normali, quindi normate, normande, e via dicendo. Poi ho anche chiesto a un nostro compagno, straordinario compagno, che devo dire un paio di giornalisti, uno è Rizza, l'altro è Rizza, l'altro non l'ho mai trovato, ma insomma immagino che ci deve essere, ha un po' raccontato perché ha avuto una funzione istituzionale significativa, importante, e l'ha esercitata in modo che la realtà del nostro paese, la realtà del mondo contemporaneo anche, non vorrò ripetere ancora una volta che Mussolini, Hitler, Stalin, Mao e via dicendo, tutte più disponevano di radio non sempre una gran parte delle loro popolazioni disponeva poi della radio per ascoltarli. Oggi invece una caratteristica mi pare che va sottolineata, Snowden, noi gli siamo molto grati perché credo possa essere, bisognerà chiederlo, davvero considerato uno di noi, ma appunto qualcuno come Snowden riesce a dimostrare, a mostrare come il potere, il regime, il conformismo e anche la forza delle cose nelle quali viviamo è tale che non esiste un secondo, un luogo della nostra esistenza che non sia alla portata della attenzione e della conoscenza, che è cosa già diversa, ma proprio della conoscenza delle nostre vite private. È una caratteristica di questo tempo. Dobbiamo anche, io lo faccio un po' ogni tanto di domenica, nelle trasmissioni della domenica pomeriggio, quella di ricordare che forse è bene tenere presente che nella rivincita antropologica che da due secoli è in corso e oggi sta davvero realizzandosi della concezione del potere come potere assoluto e irresponsabile e del potere che deve essere il primo a dar corpo, a rispettare la propria legalità. Invece oggi viviamo in un momento nel quale la ragion di Stato e quello che comporta contro il diritto, i diritti e lo Stato di diritto oggi è straordinario. La storia, la cronaca riesce a avere delle capacità espressive straordinarie. Non è in Russia, in Cina,
non so dove, ma è nella patria di molti di noi, patria elettiva, diciamo per esempio gli Stati Uniti d'America, che lì si può offrire, se si vuole, a stati che vogliano ufficialmente ancora perseguire l'illusione dell'antidemocrazia, dell'antidiritto, del potere assoluto, non posseggono loro, ma Obama glieli può offrire, può dire al leader cinese che arriva a New York o a Washington, dire: ma scusate, non comprendiamo bene, perché sembrate resistere alla domanda, alla scelta democratica, ma perché non la compiete? Adesso ormai si può concedere ai popoli interi, apparentemente, diritti democratici, ma noi potere abbiamo la possibilità di conoscere, valutare e analizzare tecnicamente dei nostri 150 milioni cittadini e poi di miliardi d'altro, conoscere e controllare completamente quello che fanno, quello che sono e quello che è un elemento del quale è bene tenerlo presente. E appunto forse qui nel nostro paese siamo già da tempo gli anticipatori, la peste italiana, che abbiamo definito come tale pensando agli anni 20, questa Italia marginale, poco importante, industrializzata poco e come lo era, questa Italia che riesce a donare al mondo quella alternativa fascista e diffonderla, sostenerla e rappresentarla. E questa peste oggi, non da poco, noi riteniamo, c'è Hannah Arendt, altri che hanno immaginato questo, ha di nuovo sul nostro suolo una creazione e diffusione di virus di quella peste, di quella già degli anni 20, che oggi evidentemente ha maggiore scientificità orwelliana nel mondo contemporaneo. E su questo quindi vorrei semplicemente dire che è indubbio che, avendole previste, avendole previssute, Altiero Spinelli e Ernesto Rossi hanno previsto e quindi previssuto questo che noi oggi stiamo constatando, con una caratteristica, che loro l'hanno prevista, pre-raccontata, pre-fornito una alternativa pratica ideale a quello che loro stavano vivendo e interpretando. Erano in due, in tre, in carcere, quello fascista, che erano carceri infinitamente più civili di quelli di oggi. L'unico problema è che allora c'era la bestemmia dell'essere in carcere per reati di opinione, tra virgolette, quindi, ma questo era grave. E appunto noi non pretendiamo nessuna eredità, ma indubbiamente in qualche misura discendiamo da quei due lì che scrissero il manifesto di Ventotene, e lo scrissero essendo in carcere con altri carcerati per antifascismo, ma non antitotalitarismo, non proprio affettuosi con loro, che nel 41 hanno scritto quello che nel 51 era sul punto di accadere, quando uno di noi, proprio uno di loro, un
nazional giacobino, nazional radicale come Mendès Frons mandò all'aria la CED, mandò a mare quel momento. E questo è per dimostrare quanto siamo lucidi. In realtà io stesso, dopo quegli anni, quasi subito dopo, appena ebbi la possibilità, mi sottoposi al rispetto della convinzione che avevo maturato, ma anche al dolore di abolire il simbolo con il quale eravamo nati, che era giacobino, diciamo, era di quel tipo, per sostituirlo, diciamo, con quello di Gandhi, come altra scelta. Scusate? Prima la cosa. Sul piano formale avete ragione, sostanzialmente ho proprio l'impressione che quando abbiamo dismesso già in una situazione in cui non era scritto in nessun posto, ma avevamo la transnazionalità, ma avevamo dei segretari del partito che già erano di altra nazionalità che italiani. Va bene, ma per tornare a questo congresso, dunque, come prima questione, riteniamo che quella serie di forme e di regole che sono state realizzate e si stanno realizzando rappresentano qualcosa che non debba e possa essere sottovalutata, e quindi prego i colleghi della stampa di prestare attenzione, in particolare perché lui tratterà, elencherà le cose essenziali, Beltrandi nel pomeriggio, credo, ma quando prenderà la... quando? Sì, se lo faranno parlare, vabbè, comunque, ma perché è importante. Sulla base di quello che è accaduto e sta accadendo a questo congresso, noi diciamo semplicemente che questa è l'opera, questa volta chiara, di quello che produce e ha prodotto negli ultimi anni radicali italiani e coloro che l'hanno guidato. È questo quindi quello che noi intendiamo sottolineare per evitare sottovalutazioni, quisquiglie. Credo che in nessun congresso sia stato mai immaginato, perché forse dovunque ci fosse vissuto, un'oncia di immaginazione probabilmente non si sarebbe realizzato un congresso come questo, che è la fotografia eloquente di che cosa radicali italiani attraverso la politica dei suoi dirigenti vale, di quel che rappresenta. Sicché quando ho sentito dire c'è il rischio di una contrapposizione radicale, intollerante, cioè, dico no, la contrapposizione è fra due posizioni. Io quello che dico è che la classe, coloro che dovevano fare delle relazioni qui e non le hanno fatte in esordio come noto e via dicendo, hanno nulla da relazionare, infatti non hanno relazionato di nulla in termini anche di prospettiva e di proposta politica, perché di questo si tratta. Noi siamo qui per sottolineare che se avessimo avuto all'inizio di questo congresso, come sempre all'inizio, le relazioni degli uscenti e le loro proposte, sicurissimamente già avrebbero rischiato, e l'hanno sentito, rischiato un tipo di dibattito più esplicito, più non contrapposto, perché ci si contrappone a qualcosa che è espressione di una capacità
diversa e contraria alla propria con la quale ti contrapponi. Lì c'è solo e nel modo più chiaro quello di cui questo congresso nelle sue regole è immagine è chiarissima, è il nulla. E il nulla, come sappiamo, non esiste. E ci sono tanti nulla, diciamo, per esempio Pasteur ci ha dimostrato, dopo quasi 1000 anni di errori, Aristotele, eccetera, ci ha dimostrato che quello che sembrava il vuoto, invece lì c'era forse milioni di esseri perfetti, che solo con i sensi umani, della specie animale umana, non per qualsiasi specie, evidentemente quello corrispondeva al vuoto, perché non si poteva percepire la presenza di quei milioni di esseri che costituivano il vuoto. E non a caso poi qualche, come dire, affiliazione con i ragionamenti sulla peste, su come la peste si diffonde, eccetera, che lo criticano l'abbiamo. Ma quindi non c'è nessuna politica e nessuna relazione politica che a nostro avviso sia riconducibile al termine relazione politica e quelle che abbiamo udite. Ripeto, poi comunque sono intervenute in un momento dato e in cui abbiamo adesso, il congresso si è aperto con un convegno, si mette le pezze, no? Sul piano della lotta creativa per il diritto, i diritti, quello che è storia radicale, non c'era nulla da raccontare e nulla è stato raccontato se non altra robetta. Però siccome hanno preso la parola per fare le loro, virgolette, relazioni, evidentemente con quelle relazioni hanno risposto a quello che già loro per primi stavano vedendo essere il loro congresso. Che tipo di congresso era la risultanza della loro opera e della loro convocazione. E questo è un sintomo chiaro, cioè noi ci troviamo a dover rispondere, pare, di troppa intransigenza in una contrapposizione. Guardate, c'è una regola che non sono mai riuscito nel nostro giornalismo, dopo 20 anni in cui spesso ho fatto anche delle diffide giuridiche, quando si diceva la protesta, la protesta, il termine protesta è incompatibile con la pratica e la scelta non violenta che è propositiva e dialogica e per sua natura è un modo spirituale, energetico, vorrei dire. Che succede? L'energia non si vede. C'erano i maghi che riuscivano a spostare un bicchiere guardandolo, poi c'erano altre cose, era pacifico. Così come lo spirito per dei materialisti, beh, una strozzatina di una fase così iniziale della specie umana organizzata. E invece adesso la scienza, e non è eccezionale, la scienza oggi può dare un senso diverso e avvalorare quello che è caratteristica a volte di tutte le forme di religioni, io direi di tutte le forme di teismi che si venivano affermando nel mondo. E quindi potremmo dire voce. Un attimo, che stanno a boicottare la pannella. Una pausa. Un po' d'acqua. Il microfono spegniamo.
non è la voce. È il microfono. Forse Samuele ha toccato il microfono di Pino. No, no, sto andando un posto loro, sto casino. Adesso sta squillando l'altro. Vuoi portare? Sei l'ascoltatore che interrompe l'ascoltante. Ma c'erano quegli altri due aggeggi che prima erano qui davanti. Mi pare che ora sia ritornato. Ah, ci siamo. Grazie. Allora, stavo dicendo che mi pare pertinente che personalmente sono convinto, la ricerca scientifica, le nostre grandi riflessioni su queste, che a livello semantico molto presto il rapporto fra il termine spirito e il termine energia troveranno una intimità profonda. Per cui lo spirito poi è santo, no? Ma comunque è grande cosa. Poi è lo spirito degli animisti, di tante cose, eccetera. E oggi nella non violenza c'è proprio questo dato di partenza, quello di non mostrare i muscoli. La specie umana, animale, a un certo punto ha i suoi riflessi difensivi. E invece a un certo punto comprende che il mostrare i muscoli ai capo tribù, al potere, agli altri, è un errore. Bisogna invece puntare sulla possibilità che il potere trovi l'energia e si manda. Non la visione, trovi l'energia di rispettare la sua propria legalità, di rispettare quello che, in cui crede e che deve fare. È una non pertinente, credo che noi, che con la coscione, con la libertà di ricerca, con le nostre battaglie, credo che potere oggi semplicemente incidentalmente dire, beh, 50 anni fa il grande scontro ideologico culturale era quello fra Diamant e il materialismo dialettico e il materialismo storico. Beh, vabbè, oggi probabilmente a vecchi spiritualismi in realtà si può arrivare semplicemente a prendere atto che, per esempio, oggi sull'avvenire. Un attimo. Dai. Oggi. Vabbè, però. Ecco, grazie. Oggi sull'avvenire c'è un articolo di fondo, devo dire splendido, cattolico liberale, chiaramente, anche per i termini che usa, a proposito del tentativo, inizio di linciaggio della ministra di giustizia, e devo dire condivido riga dopo riga la posizione formale dell'Avvenire, e tanto più volentieri lo faccio perché avevo ritenuto di avere il dovere, non il diritto, di interferire politicamente nella realtà che sta esprimendo il mondo religioso, e qui dico religioso, non tanto e non il mondo confessionale, ma al limite poi anche questo, nella realtà italiana, e che è quella per la quale, se un mio vecchio pallino avevo detto formalmente, il tempo in cui chiedevo le liste Nathan, l'alternativa Nathan, eccetera, avevo detto però nel rispetto della storia forse si potrebbe nel nostro paese, oltre a dare la libertà magari per cattiva malizia a sti padani, diamogli
la cosa, così vedremo quello che ne fanno. No, ma io comunque avevo richiesto che fosse possibile degli ex stati pontifici realizzare la doppia, perché volevano la doppia nazionalità. Devo dire che l'uno segretario di Stato Casaroli, poi dinanzi a questa mia posizione, Casaroli sembra che dicesse quel Pannella mica, così, se noi abbiamo a che fare con qualche milione di cittadini, anche pontifici, no, oltre che italiani, a questo punto poi sono cavoli noi, così se avremo pure Pannella, invece di avere le suore, i religiosi che abbiamo attualmente. Non sbagliamo evidentemente da questo punto di vista, però oggi dobbiamo segnalare questo. Io ho fatto una polemica ufficiale contro l'Avvenire. No. L'ho fatta proprio anche nei mesi scorsi, come la faccio rispetto a Famiglia Cristiana di oggi, ma in nome di quella di ieri. No? E quello che vorrei ribadire, oggi ritengo nei fatti che questo editoriale di oggi è la dimostrazione che viene recepita non la avversità, ma l'amore non violento, per la quale mi sono permesso, ho ritenuto conveniente e anche interessante esprimere quelle critiche. E quindi oggi davvero l'articolo di fondo, a mio avviso, di grande importanza. In più poi ho avuto una sorpresa, perché era firmato da Marco Olivetti. Beh, allora, Arrigo, Adriano, poi adesso dall'Avvenire, e non che so io da incontri per i quali le Valli Valdesi non avrebbero potuto meglio, ma dall'Avvenire esce fuori questa difesa bellissima proprio delle ragioni per le quali il tentato di linciaggio nei confronti della cancelliere era scopertamente grossolana, immotivata, eccetera. Beh, questo vorrei sottolinearlo, perché in un congresso radicale che nelle relazioni, quindi del fatto e del futuro, delle proposte, degli obiettivi, sia il problema del mondo comunista nella sua discendenza sociologica, diciamo, da una parte, che è di una maggioranza relativa del nostro popolo, del nostro territorio, e dell'altra di quello di credenti cattolici, fare noi con la storia radicale che abbiamo, fare l'economia del parlare del contesto, di quello che sta accadendo, a partire dalle posizioni, oggi è tornato di moda strumentalmente, un po' fa piacere, la nostra posizione a favore dell'unione laica delle forze e non dell'unione delle forze. Grazie. Laica. Quindi qualche pezzettino, insomma, così come dicevo, quando dovevano però per forza parlare delle nostre lotte, si diceva la protesta non violenta invece della proposta non violenta. Adesso si evoca la unione laica delle forze a proposito di piccole realizzazioni di unioni laide delle forze, così sui referendum e su tante altre questioni. Quindi volevo però dire, ho fatto un esempio, Laura Arconti è un campione antropologico di questa realtà nostra. E vorrei dire che lo è anche Angelo Bandinelli, è un criterio, se noi è una storia, ma una storia che continua a vedere viventi e non abbandonate, lasciate le ragioni per le quali si è stati
autore della nascita di qualcosa o coautore, e quindi dei firmatari di questa cosa. Ma se noi avessimo, oltre, ci siamo limitati per il momento a quella indicazione segretaria, perché intendiamo proporre evidentemente una squadra di valori politici e di persone politiche, e quindi in questo senso noi che ci riconosciamo in questo. E in questo congresso, in questo momento, purtroppo non c'è il professore. È arrivato da poco. Così, e io non ho visto quel dito lì, non mi risultava che te l'avevo fatto. Beh, il professor Di Federico, un altro, di dire, grande professore. Perché? Perché nella relazione, nell'intervento congressuale suo, che è di già un saggio, ma anche questo aveva degli appunti, perché è maestro su questo ormai da tempo, e il suo intervento è quello che cercheremo, non solo quello, cercheremo con traduzioni al più presto ad inviare ai parlamenti, a molti parlamenti, nelle lingue che sono più vicine. Comporta la difficoltà, ma lo faremo. Mentre lo stesso richiamo vorrei farlo, perché è qui, ho già detto, Giuseppe Rosso di Vita. Giuseppe Rosso di Vita, il riflesso è stato, ma naturalmente gli esperti di pulizia con la polizia, non solo Orwell, ma Ignazio Silone, tutti sapevano chi fosse, e di conseguenza bisognava fare pulizia per Zingaretti, Ambrosoli o altri, eccetera. Certo, non è vero che questa robetta, sta robaccia, questa cosa, eccetera, questi che non capivano il valore della Terza Internazionale, che a un certo punto tentavano di affrontare davvero i grandi problemi storici, e quindi facevano Ribbentrop-Molotov, no? Questi grandi accordi storici, eccetera. Bene, a questo punto si è eliminato. La caratteristica di Rosso di Vita è quello, eliminato da tutte le parti. Naturalmente gli esperti in queste eliminazioni, gli esperti in queste eliminazioni sono, diciamo, i tardo giacobini, leninisti o di altro tipo, e via dicendo. D'altra parte noi oggi dobbiamo constatare che il valore, proprio perché non contestato da nessuno, il valore del cittadino, cioè, mi si fa segno che sto andando un po' troppo per le lunghe per la conferenza stampa, e poi probabilmente mi devono parlare pure al congresso, insomma, che si spieghi pure. E il problema è che la traduzione in urgente in altre lingue immediatamente è un nostro compito, perché sia la relazione, l'intervento politico di Federico è, ha un valore scientifico utile, sono convinto, anche nei paesi nei quali abbiamo tratto, e tra lui stesso qualche volta ispirazione e forza, no? Ma perché è in grado probabilmente di rappresentare, come ai tempi di Ignazio Silone e di altri, di rappresentare un utile antidoto nel presente per leggere i pericoli che ci sono. Da parte di Giuseppe Rosso di Vita non c'è solo la chiarezza della sua opera politica, della sua azione, del suo significato, e la vicenda bellissima, torno a dire, quelle di Zingaretti e di Ambrosoli, con le nostre reazioni, eccetera, in Lombardia e nel Lazio, sono
di un'eloquenza favolosa, no? Bisogna eliminarlo in tutti i modi, eccetera. E invece il documento che ho sottoscritto anch'io, ma che dobbiamo soprattutto a lui, quello di porre un problema urgente per, devo dire, non solamente il nostro regime, ma quella rivincita storica dello Stato di diritto che si sta realizzando un po' rivincita storica della ragion di Stato che si sta affermando in giro nel mondo, ebbene l'opera, il lavoro di Federico, ma anche quel testo di, tra l'altro Federico non ce l'ha avuto ancora, te lo dico a te, il testo tuo. Ecco, credo che sia quello la testimonianza che non c'è contrapposizione, non ci può essere fra due e nulla, non c'è contrapposizione fra questo nostro modo di essere e lottare radicali e il nulla. Io mi chiedo se c'è una sola cosa alla Laura Arconte, una sola cosa, devo dire concretamente, anche alla Giuseppe Rosso di Vita, un'altra alla Angelo Bandinelli, e devo dire nella considerazione anche sociale, Rita Bernardini o Walter Vecellio, questo è la contrapposizione, non è opposizione, è quello che nel chiuso che è divenuto, lo sta divenendo qualche volta l'una e l'altra componente del mondo radicale, e si sente il tanfo del chiuso, cerchiamo di dare un po' aria, ebbene lì abbiamo delle cose che noi possiamo dire, siamo certi che la transnazionalità, la transpartiticità e i valori corrispondenti, quelli per i quali tradotti delle varie lingue parlano dell'attualità di gran parte dei territori del mondo, non solo nostri, quelli che conosciamo, beh, è a nome di questo e di questo che mi permetto di dire, va bene, oggi, ora c'è la ministra Cancellieri, io ne sono felicissimo, ho già detto, oh c'è un altro Marco. Poi quando mi sale Marco Olivetti, io penso a Rico Olivetti, a Adriano Olivetti, a comunità e le altre cose. Le emozioni sono vere, è una storia che continua a trasmettersi ed altro, ed è in nome di questo che dico, questo congresso è la raffigurazione nel suo svolgersi formale, è la figurazione del nulla come congresso, come fatto, diciamo, di tecnica e tecnologia democratica che la democrazia ha nel corso dei secoli finito per esprimere. E quindi voglio dire semplicemente per concludere, perché vorrei lasciare un po' di spazio a delle domande dei colleghi giornalisti, se ritengono, anche sugli sviluppi del congresso. Quindi quello che mi pare importante dirvi, che per esempio oggi siamo estremamente impegnati anche con la nostra fantasia, perché anche questo esiste, siamo qui ma anche pensando come se fossimo a Potenza, come se fossimo in Lucania, come se fossimo in Basilicata, perché ci siamo. Ci siamo attraverso le proposte, anche il fisico, e quindi c'è di che eventualmente, mentre a questi altri responsabili, i nostri cari compagni, via dicendo, il segretario, il tesoriere e via dicendo, questa preoccupazione, come dire, terzista, che poi affiora, perché così chi ha paura delle contrapposizioni, poi c'è qualcuno che denuncia e dice dobbiamo essere uniti, dobbiamo trovare, bravo, eccetera, dopodiché è un modo in genere per impedire appunto che la chiarezza si faccia
cioè che non esistono contrapposizioni nella fattispecie, ma semmai c'è il mascheramento del nulla, che è appunto anche il modo nel quale questi sono riusciti a fare perfino il congresso, oltre a come hanno fatto decrescere la realtà radicale italiana delle associazioni. Mi pare che lo statuto consente a far parte del comitato centrale dei radicali italiani, e questo era uno stimolo per le associazioni a costituirsi, no? E si costituiva l'associazione, c'era, come dire, un nostro gerarca democratico che nasceva perché avevamo il diritto di esprimere uno nel comitato centrale. A me, comitato nazionale, già, perché è nazionale appunto, il comitato nazionale. E adesso pare che sono due. Cinque le associazioni costituite, ma quelli con più di, e due quelli che hanno comunque designato questo. È un simbolo, e devo dire non solo di questo, se poi pensiamo alle colpe di Pannella e Storace congiunte tutte quante, per cui non si raccolgono le firme per il referendum, non si raccolgono le firme per la presentazione delle liste, tutte queste cose che sono un connotato, diciamolo pure, un connotato, pensate, del nord Italia, Piemonte. No, il Piemonte non solo di Sonia Gandhi o di Papa Francesco, insomma, ma anche di Emma Bonino, in quel quadrilatero lì di 40, e il Piemonte, niente, a un certo punto in Piemonte abbiamo un presidente qui, pare che sia una presidenza di 40 membri, ma non ce ne siamo accorti, non sappiamo manco, no? C'è un presidente, vabbè, che è piemontese, è quello che è, e nell'assieme in effetti è dimostrato il suo vigore. Lui, cosa che dico, ma come un radicale che aveva diffidato l'opinione pubblica, i cittadini piemontesi, non votate assolutamente le liste di destra, a parte il fatto che poi magari lui è, o un altro è consigliere comunale de sinistra, tra virgolette, dov'è. Ma l'unico risultato è che proprio lì hanno eletto, votando a destra, proprio dice no, non votate a destra, ma non ho detto a destra, hanno eletto Elio Vito e Daniele Capezzone, proprio lì, siccome Viale aveva detto non votare, subito lì abbiamo avuto Vito. Poi c'era un po' più in là invece, più dolce, quella di Benedetto della Vedova, ma quindi è quello che si produce questo modo di fare i congressi e fare pure poi fra un congresso e l'altro i radicali. Io quindi penso che se i colleghi giornalisti vogliono porre qualche domanda precisa, ecco, d'accordo, preghiera, preparate, ecco la cosa, c'è lì, e per cortesia, per la registrazione, dite la testata. Buongiorno Marco, sono Mugnini dell'ANSA, ti farò arrabbiare perché io ti faccio tutte le volte arrabbiare, quindi dopo il PDL anche i radicali si dividono. Anche? I radicali si dividono. No, quali radicali? No, perché voglio dire, io questa storia l'ho sentita, Angelo Bandinelli l'ha sentita un mucchio di volte, poi però i divisi, mentre di noi si sa dove stiamo, i divisi non ci si ricorda manco più che si sono divisi, perché non ci stanno, insomma. Allora, proprio da buon giornalista come sei, se vai a vedere l'ANSA, almeno cinque volte
in 20 anni, 25, c'era stata la notizia della divisione, no? Invece è quello che è chiaro, che a un certo punto qualcuno se ne andava perché si era un po' rotto le palle, non ne poteva più, comunque insomma, è andato dove è andato, cioè è andato a fare altro. Mentre per quel che ci riguarda, io francamente questo elemento di divisione, dico sì che il giudizio che noi diamo della gestione radicale italiana e di questo congresso è un po' di indecenza, proprio letteralmente un po' di indecenza. Poi ci abbiamo, a proposito di decenza, quella bella barba lì di Franco Levi, ex giornalista, ex giornalista, ex, prego, prego, la parola dello giornalista Franco Levi. Radicali protestanti e radicali proponenti, grazie. Prego, cos'hai detto? Ci puoi parlare dello scisma fra i radicali protestanti e i radicali proponenti? Grazie. Non posso parlarne perché lo scisma, io conosco un'altra cosa, lo scisma sommerso, giustamente evocato da Prini, e che grazie anche alla sua realtà c'era lo scisma sommerso, potremmo iscriverlo, Prini, fra i nostri compagni di lotta sin da allora. Poi lo scisma fra quelle due cose che tu hai detto è problema tuo, se non riesci a dormirci, beh, pigliati un Valium, ascolta me a Radio Radicale e riesci a dormire. Grazie. Poi, altri colleghi che vogliono chiedere qualcosa di preciso sull'andamento, il congresso, facciamo lo scisma, non è tutto quello che vuoi. Allora, mi sembra di no, che tutto sia chiaro. Tutto sia chiaro, poi anche perché ci è chiaro a tutti che cosa, se viene mandato in redazione, come dire, sarà onorato e pubblicato, o se sarà una fatica inutile e gloriosa dei compagni, dei colleghi giornalisti che ormai hanno appreso quando dei servizi, tra virgolette, vengono inviati raccontando un po' quello che accadeva. La domanda. Scusa Marco, io sono un iscritto a Radicali Italiani, ti volevo chiedere se... No, ho chiesto una domanda della testata. No, non sono... Vabbè, abbiamo dato la parola ai giornalisti per voi. Ci sono? Va bene. Sei furbo, eh? No, non so, furbo. Allora do poi la parola a te e a tutti gli altri, no? Solo che tu ragioni come quelli che ti hanno convocati. Ma sì, ragioni come loro. Comunque, però, l'eccezione che conferma la regola si fa, quindi si dà la parola non a un giornalista ma a un compagno. Uno, l'eccezione è confermare la regola per fare la domanda. Ti volevo chiedere se comunque intendevi fare un tuo intervento nel congresso dei radicali italiani. Se potevo fare. No, se volevi. Se appunto ci ho tenuto a fare questo intervento fuori da quella cosa che stiamo discutendo, e perché anche magari noi stessi impariamo che cos'è un congresso che ha dignità di nome, di questo nome, e magari sa imporre al congresso di rispettare delle regole minime costitutive dei congressi. Tutto qua, questo è il problema, e torno a dire, poi spiegherà la cosa. Grazie. Bene, allora, mi pare, dovrebbero essere ormai in procinto di arrivare, lo spero che sia arrivata, oltre a Emma Bonino, anche la ministra Cancellieri. Avete notizie? Va bene, io... Una piccola domanda, onorevole Pannella, e da quel
molto che ho sentito, ritengo che ella non parteciperà nemmeno a fare delle proposte di modifica dello statuto di Radicali Italiani. Scusate, quello dice ella, va bene, grazie, la risposta è sì, sì, certo, a lei ha ragione, non ho capito che vuole, ma dico che... La ringrazio. Andiamo, prego. Allora, andiamo ad accogliere, spero, la ministra Cancellieri oltre che Anna. Grazie.